Siamo nuovamente con una rappresentanza delle forze dell'ordine. Ancora una volta l'Osservatorio d'Aria contro la dispersione scolastica, l'Associazione Maria Santissima del Paradiso e la Fondazione Movimento Bambino si riuniscono, sono insieme per incontrare i ragazzi, non per incontrare, per fare incontrare i ragazzi con la polizia postale. Oggi noi abbiamo, i ragazzi hanno una grande risorsa che è quella di poter utilizzare internet, però questo utilizzo che è una grande ricchezza, possiamo considerarlo una grande ricchezza, diventa molto spesso invece un serio pericolo per loro, perché lo utilizzano in maniera errata e perché possono diventare prede di veri delinquenti o addirittura trasformarsi loro in delinquenti stessi quando cominciano ad offendere, quando cominciano ad insultare gli altri e non sanno i rischi a cui vanno incontro. Molto spesso loro credono che basta essere su internet, si è anonimi e quindi nessuno può risalire a loro e pensano di non avere nessuna colpa, di non poter essere sanzionati per questo. Allora l'incontro con la polizia postale, ringraziamo il dottore Re per essere qui oggi, questo incontro vuole appunto far capire ai ragazzi quali sono le possibilità che possono, positive che possono ricavare da internet, ma nello stesso tempo quali sono i pericoli. Pregevole incontro quello di oggi presso l'aula consiliare del comune di Mazara del Vallo, alla presenza del vicequestore Re della Polizia Postale, un convegno intorno all'uso corretto delle tecnologie per quanto riguarda l'educazione dei ragazzi allo stesso uso di internet. È un incontro dibattito che è stato organizzato dalla coordinatrice preside Angela Cristaldi come responsabile per l'appunto dell'Osservatorio d'Aria contro la dispersione scolastica. Il progetto dibattito è evidentemente rivolto alla formazione dei ragazzi all'uso corretto delle tecnologie che afferiscono ai contenuti di internet, perché questi non prevalgano in una maniera bieca e oserei dire assolutamente disdicevole per quanto riguarda la fruizione delle tecnologie stesse, ma che abbia evidentemente il sapore del buonsenso e della correzione per quanto concerne l'educazione. Compito di una buona amministrazione è quella di accompagnare questi percorsi formativi, con l'ausilio di tutti gli strumenti necessari messi a disposizione, come per esempio quello di oggi dell'incontro dibattito, per aprire questa realtà di dialogo che deve formare i ragazzi senza che questi vengano deviati dai falsi messaggi di una società che evidentemente in maniera virtuale pensa di turbare le aspettative delle giovani generazioni. Io sono intervenuto a nome della Fondazione Movimento Bambino e dell'Associazione Maria Santissima del Paradiso, della Fondazione Movimento Bambino in cui la professoressa Parse è la presidente, l'unico membro italiano all'ONU per i diritti dell'infanzia, mentre per l'Associazione Maria Santissima del Paradiso rappresento la signora Nazareno Carmela, mia moglie, che purtroppo per motivi di salute non è potuta intervenire. La professoressa Parse ha mandato una lettera significativa per la salvaguardia dei ragazzi di scuola. E per cui abbiamo invitato noi come associazione e fondazione il dottor Re, con il quale abbiamo lavorato attivamente e fattivamente da anni per dare dei supporti ai giovani, ai ragazzi delle scuole per navigare sicuri. D'altro lato quest'anno abbiamo coinvolto anche le scuole e particolarmente l'Osservatorio d'Aria sulla dispersione scolastica, di cui la dirigente dottoressa Angela Cristaldi è promotrice, quindi ha collaborato attivamente con l'associazione e la fondazione per espletare questo convegno molto importante per quanto riguarda i ragazzi.